Ciao a tutti, nuovo video. Sembra ieri che stavamo discutendo della vittoria di Antonio Scurati al premio Strega, di quanto M, il figlio del secolo, non fosse proprio il libro giusto per vincere il premio letterario più importante d'Italia. E già, siamo di nuovo qua a parlare di premio Strega. Che meraviglia, perché poi alla fine a noi piace parlare di premio Strega, a me personalmente. Perché il premio Strega è un po' il Sanremo del mondo dei libri. Quella competizione che tutti schifano, tutti un po' criticano, ma poi alla fine viene vista, viene seguita, viene criticata e se ne discute sempre. Quel premio che lascia l'amaro in bocca, i concorrenti spesso e volentieri non sono quelli che vorremmo. Ma poi alla fine, a furia di sentirli e risentirli, a furia di leggerli e rileggerli, un po' ci affezioniamo. Quindi, come è ormai tradizione per il mio canale, seguirò anche quest'anno il premio Strega, lo seguirò dall'inizio alla fine. Quest'anno poi mi sono preso proprio per tempo, nonostante la Fondazione Bellonci, che è la fondazione che dirige e gestisce il premio Strega, mi abbia quasi anticipato perché qualcosa è già uscito, ma ne parleremo con calma. Quindi questo sarà il primo di una serie di video. Ovviamente se seguite il canale da un po' lo sapete. Mi piace commentare il premio Strega, ma anche cercare in qualche modo di pronosticare ciò che succederà. Sbaglio sempre, quindi i miei pronostici sono sempre sbagliati. Prendeteli non con le pinze di più, prendeteli proprio come un gioco, perché una cosa è sicura, i miei pronostici non vanno mai a buon fine. Quindi iniziamo a parlare di Strega 2020. Premio Strega 2020, come l'anno scorso, il regolamento è lo stesso, quindi avremo una prima fase, una prima tranche di candidature, più che altro di libri che vengono proposti allo Strega, il solito meccanismo, quindi gli amici della domenica che sono alla fine i membri della Fondazione Bellonci propongono al premio Strega, basta un solo amico della domenica per proporre un libro, quindi come l'anno scorso penso che anche quest'anno i libri proposti saranno moltissimi, più di 30, tra i 30 e i 40 titoli, poi ci sarà la prima scrematura e quindi la dozzina, la seconda scrematura che porterà i 5 finalisti, all'interno della quale nel mese di luglio verrà eletto il vincitore. Come vi anticipavo prima, in questi giorni e fino alla fine di febbraio, perché il termine ultimo per le iscrizioni è il 3 di marzo, se non sbaglio, verranno annunciati piano piano a botte di 5 i libri proposti e il premio Strega proprio pochi giorni fa ha comunicato i primi 5 libri che saranno della gara quest'anno. Ma io ho provato a pensare, a pronosticare, a indovinare quali potrebbero essere gli altri libri proposti allo Strega. Mi sono fatto un bello schemino, una lista bella lunga perché, come vi dicevo, saranno molti libri e secondo me qualcuno di questi potrà essere. Per la legge dei grandi numeri qualcuno lo avrò pure azzeccato. Non perdiamo altro tempo e vediamo quali potrebbero essere i libri candidati quest'anno al premio Strega. Come al solito, la premessa è sempre la solita. Il premio Strega, come tutti i premi letterari, è un premio politico, quindi la casa editrice e il peso politico degli scrittori e degli autori conta, non è da trascurare. Molti dei titoli che citerò non li ho letti, ovviamente, molti di questi non sono neanche ancora usciti, ma già dal peso che l'autore ha o dal peso che la casa editrice occupa all'interno dell'editoria italiana si può pensare di fare qualche pronostico, almeno così per gioco. Quindi ho diviso i libri per editore e cerchiamo di capire quali possono essere i candidati di quell'editore, partendo con La nave di Teseo. Non parto con La nave di Teseo a caso perché uno dei 5 libri che sono già stati annunciati faranno parte della selezione dello Strega è Colibrì di Sandro Veronesi, un libro che sicuramente avete visto, un libro che ha venduto tantissimo. Sandro Veronesi è uno degli scrittori italiani più amati, celebrati anche. È un libro che ha già venduto quasi 100.000 copie, credo, quindi sicuramente è un libro che sulla carta non ha bisogno del premio Strega e quindi un po' potrebbe essere
l'oscurati di quest'anno. Io spero di no, devo dire, perché continuo a ripetere che secondo me, come l'anno scorso, Oscurati non aveva bisogno del premio Strega. Anche quest'anno Veronesi non ha bisogno del premio Strega, quindi mi ha sorpreso molto quando è stato comunicato che Veronesi sarebbe stato della gara, anche perché Sandro Veronesi ha già vinto il premio Strega e storicamente di solito chi ha già vinto il premio non concorre nuovamente. Diciamo che è una regola non scritta, non viola nessun regolamento, però Veronesi con il Colibrì è anche il favorito di quest'anno, quindi diciamo che il Colibrì quest'anno è, da una parte, occupa quello che era il ruolo di Scurati, quindi un libro che ha già venduto molto, che ha fatto parlare di sé, che è entrato in classifica, e dall'altra un po' il favorito che l'anno scorso, se vi ricordate, era Marco Missiroli con Fedeltà. Quindi diciamo che il Colibrì quasi sicuramente sarà un protagonista di questo premio Strega 2020. Nonostante questo, e nonostante sia quasi certo che la nave di Teseo spingerà molto su Veronesi, avendolo fatto concorrere, credo che almeno in questa lista lunga, diciamo, in questa lista molto grande, ci sarà spazio per un altro candidato della nave di Teseo. E personalmente spero che quel posto lo occupi Claudia Petrucci con L'esercizio, che è un libro che ho recentemente letto, anzi l'ho finito pochi giorni fa, mi è piaciuto moltissimo. È un esordio letterario, una scrittrice giovane, potrebbe occupare quello spazio che l'anno scorso era stato di Claudia Durastanti, che assolutamente, per quanto mi riguarda, è stata la protagonista del premio Strega dell'anno scorso. Sta già iniziando a far parlare un po' di sé, spero comunque che riuscirà a vendere bene. Passando dalla nave di Teseo ad un'altra casa editrice grossa, diciamo importante, arriviamo a Mondadori, che è l'editore più grande in Italia, ma anche quello che da più tempo tra i grandi non vince il premio Strega. Sono ormai molti anni che Mondadori non riesce a vincere il premio Strega, tutti gli anni si dice questo sarà l'anno di Mondadori e tutti gli anni si sbaglia. Come l'anno scorso, secondo me, la strategia di Mondadori sarà portare molti candidati nella prima lista, e quindi già uno è stato annunciato ufficialmente, ovvero La metà del cielo di Ferracuti. Ma io aggiungerei almeno altri tre romanzi di Mondadori che secondo me ci dovranno essere. Il primo è quello che io trovo più indicato per arrivare in fondo e per giocarsela insieme a Sandro Veronesi, ovvero Il ritratto di Ilaria Bernardini, che è una scrittrice che piano piano sta guadagnando sempre un po' più di forza, di importanza, e che quindi forse è arrivato il momento giusto per lei di arrivare in fondo a un premio letterario importante come lo Strega. Gli altri due sono Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza, un romanzo che deve ancora uscire, ma Mencarelli già col precedente romanzo per Mondadori ha fatto parlare di sé abbastanza e quindi potrebbe essere pronto. E l'altra è una veterana del premio Strega, ovvero Romana Petri con Figlio del Lupo, anche questo deve ancora uscire, ma Romana Petri era già stata candidata, penso, almeno altre 2 volte allo Strega e questo conta abbastanza nell'ambito dei premi letterari. Grande novità o potenziale novità di quest'anno, si vocifera che Feltrinelli rientrerà in gioco e concorrerà quest'anno, almeno con un libro. È una novità perché da molto tempo Feltrinelli non concorre più al premio Strega e quest'anno potrebbe farlo con Ragazzo Italiano di Gian Arturo Ferrari. Gian Arturo Ferrari, che è una figura storica dell'editoria italiana, è stato per molto tempo direttore editoriale di Mondadori, adesso in pensione, ha esordito con questo romanzo uscito pochi giorni fa per Feltrinelli e devo dire che molti lo indicano come uno dei favoriti quest'anno allo Strega, quindi potremmo dire che Veronesi, la Bernardini e Ferrari potrebbero essere 3 nomi forti quest'anno allo Strega, ma sempre in casa Feltrinelli, non credo che se Feltrinelli dovesse partecipare parteciperà con più titoli, ma un'eventuale alternativa in casa Feltrinelli potrebbe essere Lontano dagli occhi di Paolo Di Paolo, che è un altro autore che ormai si è fatto un nome importante e che potrebbe essere una buona strategia per Feltrinelli. La casa editrice invece che negli ultimi anni ha spadroneggiato al premio Strega è Einaudi, ovviamente. Quest'anno personalmente credo che sul versante Einaudi sarà una gara al femminile, perché
Perché vedo, noto che i nomi più forti usciti negli ultimi mesi per Einaudi sono tutte donne e quindi credo che andranno su quel versante con, a mio avviso, Il cuore non si vede di Chiara Valerio, che è un libro forse giusto anche per il premio Strega, meno probabile, ma comunque lo metto nella lista, Almarina di Valeria Parrella e penso che non potrà non esserci Il treno dei bambini di Viola Ardone, che è un libro che si è visto molto, ha venduto anche parecchio e che è stato consigliato molto dai librai in generale, dal mondo dei librai. Piccola parentesi, sappiamo quanto i librai nel mondo dell'editoria siano forti, abbiano una posizione di predominanza. Non a caso, il fatto di cronaca del momento è ovviamente la legge, la nuova legge sui libri e sull'incentivo alla lettura, il presunto tale, che è passata anche in Senato e quindi entrerà in vigore. Quella legge dimostra una cosa chiara ed evidente, ovvero che in Italia, nel mondo dei libri, nel contesto della scontistica e delle percentuali di sconto sui libri, i librai occupano lo stesso peso e la stessa posizione che per esempio è occupata dai tassisti nella questione Uber. Chi vuole capire capisca. E ovviamente da questa mia frase si può capire qual è la mia opinione su quella porcata che qualcuno chiama legge. Andando avanti, altra casa editrice molto importante, se non altro perché l'ha vinto comunque l'anno scorso con Scurati, ovviamente sto parlando di Bompiani, che dopo un periodo un po' turbolento è riuscita a rientrare nei binari e sta macinando parecchio. Secondo me il candidato più forte di Bompiani quest'anno è Arianna Farinelli con Gotico Americano. È un romanzo d'esordio, però è anche uno dei primi romanzi usciti dalla collana di Roberto Saviano, diretta da Roberto Saviano, e quindi potrebbe essere un candidato veramente interessante nel contesto Strega. Tra l'altro è un romanzo che voglio recuperare assolutamente perché sembra molto interessante e quindi spero che farà parte della lista. Si vocifera anche della nuova stagione di Silvia Ballestra, ma di questo libro non so nulla, quindi sinceramente non mi prendo responsabilità. Altro libro che è stato invece ufficializzato tra i primi 5 candidati è Gli occhi vuoti dei santi di Giorgio Ghiotti per H Edizioni. H Edizioni è una casa editrice abbastanza piccola, quindi non credo che potrà avere più di un candidato, però mi sembrerebbe strano che non venisse candidato L'ora del mondo di Matteo Mestiari, che a me è piaciuto tantissimo, ma che mi sembra anche un romanzo così di rotture, così forte, che sarebbe un peccato tenere fuori. Quindi io spero che H provi anche con Meschiari quest'anno e provi con due candidati. Altro candidato ufficializzato è stato il candidato per Solferino Edizioni, ovvero Teresa sulla Luna di Enrico Buonanno, casa editrice che per il lavoro straordinario che sta facendo sulla narrativa italiana, secondo me dovrà esserci e ci sarà, sono quasi sicuro, è Fandango. E se vuole provare a fare un'operazione come quella che ha fatto con Giulio Cavalli per il premio Campiello, quindi arrivare veramente a rischiare di vincere, il candidato giusto potrebbe essere quest'anno Febbre di Jonathan Bazzi. È un libro che ha vinto tanti premi, che ha venduto parecchio, che ha fatto parlare di sé e che potenzialmente può essere un candidato di rottura all'interno di una potenziale dozzina. Quindi io credo che Jonathan Bazzi lo vediamo di sicuro, diciamo, mi prendo questo rischio. Candidato che non è ancora stato ufficializzato, ma mi sembra di aver capito che sarà della partita, è Il silenzio dell'acciuga di Lorena Spampinato per Nutrimenti Edizioni. Sarà il candidato di Nutrimenti, è un esordio, scrittrice giovane, il profilo giusto per provare a entrare di sfondamento in dozzina. Sempre tra le case editrici piccoline, Wojtek Edizioni, Teoria della comprensione profonda delle cose di Alfredo Palomba, è un romanzo che ho avuto il piacere di presentare alla Libreria Walden di Milano. È un romanzo che mi è piaciuto molto. Spero che possa avere qualche possibilità, perché comunque qualche posto per le piccole case editrici c'è sempre e quindi mettiamocelo dentro. Candidato che è stato ufficializzato è il candidato di Terra Rossa, L'imitazione del vero di Ezio Sinigaglia. Trovare Ezio Sinigaglia candidato allo Strega è per me un grandissimo piacere. Questo libro l'ho ricevuto in anteprima, l'ho già letto, ve ne parlo appena esce, così
Il mio parere può essere anche d'aiuto a chi vuole provare a leggersi Nigai e provare ad avvicinarsi con questo libro. È un romanzo molto strano e particolare, ma ne riparleremo sicuramente. Passando a un'altra casa editrice, Ponte alle Grazie, solitamente sempre della partita. E quest'anno io credo che il candidato Ponte alle Grazie potrebbe essere La casa mangia le parole. Ce l'ho qua perché lo sto leggendo in questo momento. Leonardo Luccone è anche lui, come Gian Arturo Ferrari, un uomo dell'editoria, quindi un esordiente maturo che arriva dopo un lungo lavoro dietro, diciamo, nella parte più nascosta dell'editoria. Il romanzo non mi sta facendo strappare i capelli, devo dire, ma penso che sia il profilo giusto per lo Strega e potrebbe essere un buon candidato per Ponte alle Grazie. Per quanto riguarda, per esempio, Edizioni Italo Svevo, Scavare di Giovanni Vitetto dovrà esserci, credo, perché Italo Svevo Edizioni ha recentemente iniziato a pubblicare narrativa, questa mi sembra sia la seconda uscita della collana. È un romanzo molto bello, l'ho letto e mi è piaciuto molto, ma soprattutto penso che sia il candidato giusto da provare a proporre. L'anno scorso, se non sbaglio, Tounoué non ha candidato nessuno, quest'anno, se dovesse farlo, è in uscita il nuovo romanzo, ovvero Configurazione Tundra di Elena Georgiana Mirabelli. Ovviamente non l'ho letto perché non è ancora uscito, però potrebbe essere un rientro per Tounoué per quanto riguarda lo Strega. Sono quasi sicuro che il candidato di Perrone Edizioni sarà Brama di Ilaria Palomba. Mi sembra proprio un candidato forte. È un libro poi che mi interessa molto e che spero di leggere a breve perché sembra qualcosa di diverso e di veramente forte. Di solito Marsilio è una casa editrice che concorre sempre allo Strega. Quest'anno concorrerà Feltrinelli, quindi avendo Feltrinelli comprato Marsilio, non so se ci possono essere dei problemi da questo punto di vista. O se magari se non hanno un candidato forte non proporranno nessuno, io comunque credo che almeno un libro Marsilio lo vedremo. Sinceramente non sapevo quale titolo Marsilio provare a mettere e quindi ho pensato che Perché comincio dalla fine di Ginevra Lamberti poteva essere un candidato potenziale. Tra le ultime che cito, Neri Pozza. Neri Pozza negli ultimi anni ha candidato il libro che ha vinto il premio Neri Pozza, il premio istituito da Neri Pozza. Quest'anno il premio l'ha vinto Ilaria Rossetti con Le cose da salvare. Non è ancora uscito questo libro, però penso che la strategia di Neri Pozza ultimamente sia quella di coltivare e selezionarsi il libro da premio attraverso il premio Neri Pozza e poi proporlo al premio Strega, anche per cercare di dare risalto e dare un po' di importanza di riflesso al premio Neri Pozza, quindi credo che questa sia la strategia di Neri Pozza. Mi stavo dimenticando Rizzoli, ma ultimamente devo dire che Rizzoli non sta proponendo cose interessanti per quanto riguarda la narrativa italiana, è una casa editrice con cui faccio fatica a entrare in contatto, devo dire. Si vocifera, Le creature di Massimiliano Virgilio. Io riporto questa voce, ma devo dire che è un libro che non mi attira neanche poi, particolarmente. Chiudiamo con una casa editrice che non ha mai partecipato allo Strega e che potrebbe esordire, ovvero NN Edizioni. Al quinto anno festeggia, l'anniversario dei 5 anni della sua nascita, potrebbe celebrare questo anniversario, proponendo un titolo allo Strega e se dovesse farlo, secondo me, andranno con Giovanissimi di Alessio Forgione, il secondo libro di Alessio Forgione, che è un autore che si sono un po' creati loro, quindi potrebbe essere un bel manifesto anche per NN. Quindi questi erano un po' i miei pronostici. Li trovate poi scritti qui sotto, con i relativi link Amazon, se comprate da quei link una piccolissima percentuale arriva a me. La cosa più interessante però è questa volta vi chiedo di commentare quali sono secondo voi i titoli che potranno far parte dei candidati al premio Strega quest'anno. Quali sono quelli che secondo voi potrebbero essere candidati? Non dico quelli che vi sono piaciuti di più, perché questi ovviamente non sono i libri che mi sono piaciuti di più, ma quelli che per profilo e per intenzioni potrebbero rientrare in quella che storicamente è la selezione dello Strega. Quest'anno, se dovessi fare Nostradamus, penso che vedremo molte candidate donne, perché comunque ho visto molte uscite interessanti di autrici
donne, ma ho questa strana sensazione, questo sinistro presagio che alla fine vincerà uno dei vecchi nomi. Spero di sbagliarmi, spero che in realtà lo strega quest'anno dia un cambio di rotta. Non credo sia molto probabile, ma io questa speranza me la tengo. Spero che ci sia un po' più di spazio per libri un po' diversi dal solito. Alcuni di questi che ho citato lo sono e spero che abbiano la possibilità di concorrere. Non ho tutta questa fiducia, credo alla fine che Colibrì di Veronesi in finale ci arriverà. Spero proprio che non vinca, non solo perché il libro mi ha convinto a metà, ma proprio perché sarebbe ora anche che lo strega aprisse a nuovi orizzonti, a nuovi modi di raccontare, anche a nuove facce, e che non sia sempre il solito circolo di nomi triti e ritriti. Comunque, fatemi sapere assolutamente voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!